Una classica del nostro calcio, per tornare a parlare di Serie A dopo la proficua sosta per le nazionali. Una gara da sempre, ricca di gol, capace di scrivere capitoli dirimenti nella storia della massima categoria. Dallo Stadio Olimpico per l'ottava giornata di Serie A Eni Live sarà Roma-Inter. Thuram, Mkhitaryan arriva quasi al limite, la dà Lautaro, l'appoggio a Thuram, Svilar! A due mani l'Inter in una frazione di secondo praticamente si era trasposta dal centrocampo verso la tre quarti, tre passaggi di prima, la botta di Thuram potente, non angolatissima, molto bravo e Svilar a deviare all'altezza quasi del sesto minuto in calcio d'angolo alla sua sinistra. Con un doppio controllo chiedono un fallo di mano, l'arbitro non vede, allora Dybala in area di rigore, ancora Pellegrini, lato corto destro, se ne va dal fondo, Sommer sul palo e poi raccoglie il pallone Sommer, se l'era fatta sfuggire sul cross di Pellegrini in un'azione iniziata con un paio di rimpalli dove forse il capitano della Roma aveva controllato involontariamente secondo Massa col braccio, il cross potente dal fondo con Sommer che ha fatto carambolare il pallone sul palo alla sua sinistra, grande rischio per l'Inter, occasione generata un po' a caso ma comunque importante per la Roma al minuto 11. C'è una sostituzione per l'Inter, nel frattempo Di Marco chiamava infatti anche i compagni di squadra e alla Roma di mettere fuori il pallone, evidentemente un problema muscolare per Akan Calhanoglu che va ad autoescludersi dalla sfida all'altezza del minuto 12, entra in campo l'ex prodotto del vivaio romanista Davide Frattesi, brutta tegola per Simone Inzaghi che deve proteggere Calhanoglu dall'aggravarsi di infortuni muscolari con Young Boys Inter da giocare mercoledì sera, ma diciamolo soprattutto non ne vogliono gli svizzeri. Col Derby d'Italia Inter-Juventus calendarizzato per domenica prossima alle ore 18. Da Pavar, che anche qui si fa passare il pallone sotto la suola sul rinvio di Sommer, ma Lautaro, quindi Thuram, si è distesa l'Inter, Thuram in area, Thuram le finte, Thuram col sinistro, un Dika che fino all'ultimo non cade nelle finte, poi Mkhitaryan sulla traversa l'armeno. La faccia alta della traversa per il coordinatissimo destro di Henrik Mkhitaryan. È un gran bel Roma-Inter all'altezza del tredicesimo, 0-0, ma già tante emozioni allo Stadio Olimpico. Esattamente 13 minuti dopo l'infortunio occorso a Calhanoglu, un altro problema muscolare per i campioni d'Italia allenati da Simone Inzaghi, una marea di fischi per il cambio, fuori Francesco Acerbi, dentro Stefan De Vrij. Bobic con Dybala, quindi Pellegrini al limite, il destro Sommer! A due mani, Dobbic aveva tenuto alla grande su De Vrij, poi il corridoio splendido trovato da Dybala verso capitan Pellegrini, gli applausi ora dello Stadio Olimpico per l'occasione che si è creato il capitano della Roma in maglia numero 7, parata di Sommer che va a replicare quella proposta da Svilar a inizio gara su un destro anch'esso potente da parte di Marcus Thuram. È una Roma che va a fiammate ma che ora con Dobbic sembra entrare sempre più in temperatura in zona area di rigore dell'Inter. Thuram su un Dika, Thuram dal fondo, il cross verso il centro messo in qualche modo fuori da Dika, poi lavora bene col fisico Darmian rendendo tabureggiante l'azione dei nerazzurri, il cross con l'esterno di Barella esce fuori però molto molto basso, Pavar ripropone in zona Angelino verso Barella che si fa passare il pallone tra le gambe, qualche imprecisione di troppo oggi di Barella al rientro e attenzione alla Roma dall'altro lato, Dybala innescato Zaleski può puntare l'area di rigore, andare verso Dobbic, il tacco di De Vrij e poi Zaleski che si porta a casa il calcio d'angolo col piede in estensione, De Vrij col tacco a deviare un passaggio che avrebbe mandato in porta Artem Dovbik. Ogni tanto si scompagina l'assetto dell'Inter e quindi la Roma riesce soprattutto dalle invenzioni di un Paulo Dybala che viene molto a ritroso a giocare al calcio per alzare il livello qualitativo delle giocate appunto in primo disimpegno a presentarsi pericolosamente verso la linea difensiva nerazzurra che ora deve cercare di ribattere al primo corner nel corso della ripresa. 14esimo minuto che sta per scoccare, intersezione tra la tribuna Montemario e la curva sud, sarà il destro di Lorenzo Pellegrini dal palo alla destra di Ian Sommer con sei giocatori della Roma in area di rigore, tutta l'Inter invece a protezione dei propri 16 metri con Massa che va a richiamare verso abbracci un po' meno affettuosi all'interno dell'area, Pellegrini nel cuore dell'area, il pugno di Sommer a mandare lontano il pallone verso Zaleski che lo controlla col tacco.
attacco, poi vi si siede sopra e quindi Frattesi porta via la sfera a Zaleski. Inter in potenziale, 3 contro 2, Frattesi che vuole andare in area di rigore, va invece a rimorchio da Lautaro! Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter, porta in vantaggio i campioni d'Italia quando stava per scoccare l'ora di gioco. La topica di Zaleski, la salita di Frattesi, la palla a rimorchio con mezza deviazione che ha aggiustato per il destro del dies nerazzurro che piega le mani a Svilar. È il gol del vantaggio dell'Inter, che stava un po' soffrendo anche all'inizio di questo secondo tempo, ma che s'aggrappa alle larghe spalle del suo capitano per andare avanti in casa della Roma. Frattesi per Thuram, Di Marco, un intervento clamoroso di Celik, toglie il raddoppio all'Inter al limite dell'area di rigore. Stavano facendo velocemente vorticare il pallone quelli di Simone Inzaghi, la palla coi giri giusti di Frattesi per Thuram, lo scavino che non va verso lo specchio della porta ma stava per essere tradotto nel raddoppio all'altezza proprio del secondo palo, nel senso che Di Marco stava per colpire all'altezza del montante lungo oltre Svilar. L'intervento alla disperata di Celik e sarà calcio d'angolo. Calcio di punizione per la Roma, è stato ammonito Darmian. Zaleski motivatissimo è andato a sradicargli il pallone, si stava presentando al lato corto sinistro dell'area di rigore pericolosamente entrandovi, quindi dal lato sinistro corto dell'area sta per partire praticamente un corner corto di Pellegrini direttamente in porta, messo fuori da Darmian, ma c'è un tiro deviato di Dybala che finisce a centimetri dalla traversa di Sommer. Roma vicinissima al pari. Si ripartirà quindi con un calcio d'angolo per la Roma, lo batterà ancora Lorenzo Pellegrini, palo alla destra di Sommer, gran mucchio in area di rigore, il destro a rientrare che arriva proprio nel cuore dell'area e Dobbik colpisce il pallone provando ad incrociare, manca di molto la porta di Sommer, ma un'altra grande chance per i giallorossi per riequilibrare la sfida. L'avanzata di Dumfries che arriva fino in fondo e Svilar gli toglie il raddoppio. Dumfries partito praticamente dalla sua metà campo, per una volta né Angelino né in questo caso Baldanzi, con la Roma che ha cambiato naturalmente assetto con l'ingresso di Baldanzi al posto di Zaleski, sono andati a chiuderlo. Si è ingolosito Dumfries, ha calciato forte con la destra non avendo poi compagni da servire all'interno dell'area di rigore da posizione defilatissima, un bel diagonale potente, molto bravo Svilar con la mano destra a togliergli il gol dello 0-2, 31esimo in corso nella ripresa, il corner a uscire di Di Marco è altamente rivedibile. Svilar che addirittura esce col pallone dall'area e va in dribbling, riesce comunque a far propellere in qualche modo Celik dalla fascia destra, il cross lungo verso Dumfries che lo respinge però centrale, arriva Lefe che prova a riproporre in zona Hermoso, un cross lunghissimo di Hermoso su Lelo, rimette dentro praticamente la linea di fondo e Mkhitaryan va a rinviare precipitosamente in rimessa laterale. Ivan Juric si aggiunge ad essere raccattapalle dello Stadio Olimpico, ora che raccattapalle non ci sono più, a 30 secondi al termine, prova gli ultimi assalti la Roma, Sulé tra le linee, si presenta al limite dell'area, se la mette sul sinistro, Sommer si distende sulla sua destra e salva la porta dell'Inter, poi il rinvio alto e lunghissimo di Dumfries verso Thuram che combatte prima con Lefe poi con Ndicka, commettendo però una scorrettezza. Allora una decina di secondi al termine, la Roma che ha già battuto la punizione ma non c'è più tempo, il triplice fischio di Davide Massa dalla sezione di Imperia ci dice che l'Inter, soffrendo ma in fondo meritando, batte di misura 1-0 la Roma qui a allo Stadio Olimpico, vittoria pesante per i campioni d'Italia che vanno a replicare alle altre vittorie di misura occorse in questa giornata da parte delle altre rivali scudetto. È rimasto nel frattempo a terra pure Marcus Thuram e lo vanno a medicare in molti nei sanitari dell'Inter. Fu la prima sconfitta della gestione di Daniele De Rossi in Serie A, è la prima caduta qui allo Stadio Olimpico in Serie A anche per la gestione di Ivan Juric, che aveva già perso una gara però in Europa League. La Roma resta quindi decima in classifica a 10 punti, l'Inter sopravanza Milano e Juventus in un colpo solo e va a portarsi a 2 punti dal Napoli capolista allenato da Antonio Conte. La sfida è stata decisa da un gol di Lautaro Martinez all'altezza dell'ora di gioco e ripetendovi il finale con l'Inter che ha battuto 1-0 in trasferta la Roma qui nell'impianto capitolino. Restituiamo la linea definitivamente a voi studio.